Siamo tornati. E siamo tornati per parlare degli orrori contenuti in un libro terrificante. Stiamo forse parlando di Stephen King? No, peggio. Di Edgar Allan Poe? Peggio. Forse di Lovecraft? No, il peggio del peggio. Stiamo parlando del manuale di nonna. Vabbè, raga, forse stiamo un po' esagerando. No? No. Allora, piccola premessa, cos'è il manuale di nonna papera? È un ricettario, uscito nel 1970, questa in realtà è una ristampa fedelissima, ringrazio la nostra peperona Giulia, anzi che me l'ha gentilmente prestata. I testi sono di Elisa Penna e le illustrazioni meravigliose sono del maestro Giovan Battista Carpi. Qual è la particolarità? Che le ricette seguono l'andamento della storia dell'umanità, quindi vanno dalla preistoria fino agli anni 60, in un intreccio spesso romanzato, bizzarro, tra storia, leggende, miti, racconti. Si incontrano serenamente la Bibbia, l'Iliade, le crociate, Carlo Magno, i vichinghi. Le ricette hanno dei titoli assurdi, che spesso contengono il nome di un personaggio storico che però non ha nulla a che fare con la ricetta, o di un personaggio Disney che nulla ovviamente ha a che fare con la ricetta. Abbiamo ad esempio le albicocche di Montezuma, i biscotti di Mosè, il budino di Ulisse, i gnocchi di Paperino, i grandi gnocchi di Paperino, le salsicette di Yeye, il ciambellone di Achille, le tartine di Cartagine, lo zabaglione del Sor Pluto, le bistecche al bucefalo, povero bucefalo, le prugne di Mago Merlino e anche la coppa del dritto, che ovviamente è il gancio che compare nell'ultima pagina del manuale. È un libro bello, bellissimo, divertente, però a 50 anni è figlio del suo tempo e oggi ci fa un po' sorridere nella sua involontaria vena razzista. Ad esempio i cinesi vengono rappresentati in maniera molto molto gialla. E poi soprattutto parliamo di ricette e molte non sono propriamente salutari né particolarmente normali, sono molto strane. Ho selezionato per voi le 5 ricette più assurde, alcoliche, incomprensibili, le leggiamo insieme, le commentiamo e occhio, perché un paio le cuciniamo qui in diretta, più o meno. Non siamo nella cucina di ventenni peperoni, ma ci arrangiamo. Ovviamente è una classifica, quindi partiamo dal quinto centesimo, dalle cose soft, e saliamo in orrore. Quinto centesimo, i dolci di castagne. Qui la ricetta non è particolarmente strana, anzi le ricette, perché sono ben tre, tra cui le castagne alla compare orso. È il preambolo alle ricette che è un po' bizzarro, che ci fa intuire che Elisa Penna, nota vegetariana, si dedicava probabilmente a giardinaggi alternativi. Leggiamo i dolci di castagne. Prima e fondamentale avvertenza per ottenere un gustoso e soffice dolce di castagne è togliere le stesse dal riccio. Questa osservazione, apparentemente futile e insulsa, ha avuto in realtà una grandissima importanza storica. Siamo ai primi del Cinquecento e un ragazzetto polacco, tale Niccolò Copernico, golosissimo di castagne, si reca a raccoglierle per cucinarsi una buona dose di marroni arrostiti. Detto fatto, ma ahimè, ignaro e sprovveduto, si dimenticò di togliere le castagne dal riccio e al primo morso vide le stelle. Anzi, le vide così bene e con tanta chiarezza che formulò una nuova e rivoluzionaria teoria. La teoria copernicana, che per prima concepì il sistema solare come esso era realmente e come oggi lo conosciamo noi. Vabbè, grande gag, direi di passare oltre. Quarto centesimo, il mistero etrusco. Occhio, perché qua cominciamo a salire, quindi sia il preambolo che la ricetta hanno dei problemi. Andiamo a leggere. Allora, mistero, dov'è? Mistero etrusco. Meno male che cosa? Che avete capito? Ah, meno male che il mistero della lingua etrusca è rimasto tale? No. Nonna Papera invece voleva solo dire: meno male che è l'ora di fare merenda. Preparerò un gelato e magari perfino etrusco. Ora, Meno male, cosa, non si capisce nulla. Però dovremmo avere la ricetta per fare un bel gelato. Top. Quindi io direi di leggerci subito gli ingredienti per fare questo bel gelato. Che cosa occorre? Gelato alla crema. Cioè, allora, è la ricetta di un gelato. Il primo ingrediente è gelato alla crema. Va bene.
poi mandorle, cacao e latte. Come si procede? Acquistato dell'ottimo gelato alla crema dal gelataio, mettetelo a cucchiaiate in tante coppe quanti sono gli ospiti. Ora, non si capiva niente, dici va bene, però io voglio fare il gelato, vediamo come si fa il gelato. E dice andatevi a comprare il gelato. Beh, bello, poi cosa ci sarà rimasto da fare allora? Non so, vediamo. Poi preparate con il latte e il cacao una cioccolata, pulite le mandorle, fatele a pezzetti, mettetele sul gelato e poi versate la cioccolata. Praticamente versa la cioccolata sul gelato. Quindi la ricetta per il gelato è: prendete il gelato dal gelataio e ci versate sopra la cioccolata. Vabbè, andiamo avanti, che è meglio, e che adesso ci tocca cucinare. Terzo centesimo, lo sciroppo di cipolle guap. Guap suppongo che sia un'onomatopea, anche se non lo dice mai da nessuna parte. Ma vabbè, sorvoliamo. Sciroppo di cipolle è brutto, cioè sarebbe più bello dire, non so, lo smoothie di cipolle rosse, sentite come suona bene. Però non so se è la stessa roba, quindi atteniamoci. Allora, cosa dice il preambolo? Il preambolo è abbastanza comprensibile, dice, parla di maghi, alchimisti, eccetera, eccetera. Ci sono tra le ricette degli alchimisti, si è conservata questa dello sciroppo di cipolle efficacissimo, perché è talmente disgustoso che pur di non berlo passa immediatamente la tosse. E allora, se è talmente disgustoso, facciamo lo sciroppo di cipolle. Cosa occorre? Un litro d'acqua, abbiamo un litro d'acqua qua, un litro d'acqua. Mezzo chilo di cipolle. Io ho preso le cipolle rosse del Piennolo, incredibile, questa qua pesa un sacco, 250, le ho già misurate, le ho già pesate, quindi fidatevi, e ho due cipolle. Poi, 100 grammi di mele, ecco qua, il mele, e 250 di zucchero, ma è un sacco di zucchero, abbiamo, ecco qua, ma quanto zucchero? 250 grammi di zucchero. Ora, come si procede? Fate cuocere nell'acqua per 3 ore tutti gli ingredienti, lasciate raffreddare e passate al colino. Messo in bottiglia, questo sciroppo sarà un rimedio portentoso per tosse, raffreddore e mal di gola. Proviamo. Aspettiamo 3 ore. Come avrete notato, ho sottostimato la pentola, quindi prendete una pentola grande. Sono passate 3 ore, eccolo qua, il nostro sciroppo di cipolle guap. Il colore è bello, l'ho travasato, filtrato e lasciato raffreddare. Ed eccolo qua, vediamo com'è. Il colore è bello, ma... Mamma mia, è dolcissimo, io amo la cipolla, quindi mamma mia, però è proprio dolciastro. Beh, no raga, non provatelo, provate a farlo, ditemi se vi piace, per me è immondo. Secondo centesimo, finalmente l'alcol, ce n'è molto, moltissimo in tutto il manuale. In vari formati, in varie versioni, forse la più presente è il super alcolico. Il bello è che a un certo punto c'è la ricetta della sangria ed è scritto in maniera proprio perentoria, vietato ai minorenni. Poi ci sono un sacco di ricette ben più alcoliche, perché insomma va bene, ma la sangria è vino con la frutta, in cui altro che vietato ai minorenni, beve tutta la frutta. No spoiler, è il caso appunto del nostro secondo centesimo, che è la bibita del millennio. Spero vivamente il millennio scorso. Allora, leggiamo un po' la bibita del millennio. Anche per prendere preambolo, anche per prendere un po' di forza, visto e considerato che dovremo procedere a grandi balzi nella storia, Nonna Papera ci consiglia questo ricostituente. E quando Nonna Papera consiglia, occhio, beve tutta la famiglia. Ah, questa è proprio una massima. Quando la scriviamo da qualche parte, quando Nonna Papera consiglia, beve tutta la famiglia. E allora, se beve tutta la famiglia, vediamo cosa deve bersi la famiglia. Cosa occorre per la bibita del millennio? 6 uova freschissime, alcuni limoni, mezzo litro di marsala, mezzo chilo di zucchero.
Ora io non ho il marsala, quindi non la farò, ma fatela voi e fatemi sapere com'è. Ma leggiamo come si fa chiaramente. Come si procede? Procuratevi delle uova freschissime, mettetele in un vaso e copritele di succo di limone. Dopo alcuni giorni le uova, guscio compreso, si disferranno, mamma mia. A questo punto passate il tutto al colino, aggiungete il marsala e lo zucchero e mescolate. Versate in una bottiglia, possibilmente di vetro opaco, e lasciate riposare qualche giorno. Quindi, uova sciolte con tutto il guscio, mezzo litro di marsala e mezzo chilo di zucchero. Beve tutta la famiglia. Cioè, zero, zero riguardo per i minori. Poi chiediamoci perché le generazioni nate in quegli anni sono cresciute, insomma, super attive. Mezzo litro di marsala, mezzo chilo di zucchero. La bipita del millennio. Primo centesimo. Il primo posto assoluto che assaggeremo è sempre nel mondo dell'alcol, signore. E signori, ecco a voi il consommé del patriarca. Già il nome da solo vale il primo posto, ma le motivazioni dietro questa medaglia d'oro sono ben di più. Questa ricetta ha quel tocco in più di maschilismo un po' retrogrado, è bislacca e diseducativa, secondo me fa pure schifo, ma adesso lo vediamo subito. Il patriarca in questione ovviamente Noè, figura notoriamente legata al vino per il suo episodio dell'ebbrezza di Noè, appunto. Il manuale dedica un capitoletto intero a Noè, all'arca, al diluvio e al vino, e tra parentesi c'è anche tra queste ricette lo stufato al diluvio, che è uno spezzatino fatto con il vino ovviamente. Io mi sono chiesto, siccome leggenda vuole, secondo quello che dice il manuale, che Noè abbia fatto questo stufato per i suoi figli, dove l'avrà preso sull'arca la materia prima per lo spezzatino? Ma bando alle ciance, andiamo con il nostro consomé. Allora, il consomé del patriarca. Cosa occorre? Una tazza di brodo ristretto e due cucchiai di vino rosso. Molto semplice. Come si procede? Versate il vino nel brodo bollente e servitelo in tazza al papà. Ah, occhio, perché c'è un PS. PS. Questa gentilezza nei riguardi delle superiori autorità patriarcali, quindi il patriarca è sì, no, ma è particolarmente consigliata nelle giornate di luna piena e di un 3 secco in matematica. Hai capito la Elisona? Cioè, prendi un 3 in matematica, fai incioccare tuo padre, non glielo dire, ubriacalo. Portagli il consomé del patriarca, ma è un genio assoluto. Allora, proviamo a fare questa meraviglia. Allora, ci prendiamo quindi una tazza. L'incredibile tazza di ventenni Paperone. Ho fatto un brodino un po' ristretto, vediamo di non fare disastri. Ok. Bonarda dell'Oltrepò Pavese. Voilà. E sentiamo un po'. Allora, ricorda a tratti il vin brûlé, che però non c'entra niente, per fortuna mancano le spezie, manca lo zucchero, manca tutto quel... E poi no, questo sentore di brodo, mamma mia, no. E con questo direi basta, è stato bello omaggiare i 50 anni di questo bellissimo manuale, ma è stato anche abbastanza probante. Io me ne vado, vado a bere un po' d'acqua che mi manca tanto, ma voi non ve ne andate, state qua, iscrivetevi al nostro canale YouTube, guardate tutti gli altri format e attivate la campanellina per non perdervi, seguiteci sui social, sul nostro blog, insomma abbiamo tante cose da dire, guardatevi, godetevi e noi ci vediamo alla prossima puntata.